La Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida e il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale per la frattura del femore. Si tratta di uno dei programmi di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria scelti dalla Regione con il Ministero della Salute. Negli ultimi 2 anni in Abruzzo si è già registrato un significativo miglioramento rispetto al valore soglia di almeno il 60% di interventi entro le 48 ore. Si è passati dal 32,7 al 43,9%, con un ulteriore miglioramento stimato per quest'anno. Obiettivo dell'approvazione è non solo uniformare il comportamento clinico assistenziale delle 4 ASL, ma anche migliorare l'efficacia e la qualità degli esiti delle cure in questa importante patologia.